nel processo per il crack alla Banca Popolare di Vicenza. Significa che andiamo almeno a 2 milioni di euro all'anno. Il racconto di Adriano Cauduro, già vice direttore generale della Banca Popolare, fa precipitare nel bel mezzo dei giorni concitati nei quali lo storico istituto di credito vicentino finì dentro la crisi. Si susseguivano riunioni ai massimi livelli, ha raccontato oggi nel corso del processo, meeting surreali nei quali si passava dal panico alle risate, ma dai quali emersero chiari tre problemi. Il capitale della banca non era quello dichiarato perché c'erano le azioni comprate coi finanziamenti della banca stessa e stavano emergendo le lettere di impegno al riacquisto, una sessantina in tutto. E poi c'erano le operazioni opache sui fondi esteri. La sera prima di partire mi chiama il presidente. Accadde tutto fra il 24 aprile e il 9 maggio. Cauduro alla fine decide di raccontare al presidente Gianni Zonin quello che sta accadendo in un incontro fissato nella sede della Fondazione Roy. Nel giro di un paio di giorni arriva la decisione di far fuori Samuele Sorato e sarà proprio Adriano Cauduro a dover gestire la risoluzione del rapporto, trattando una buonuscita da 3 milioni 600 mila euro. Sul punto BCE in seguito avrebbe suggerito di pagare quel premio almeno in parte in azioni della banca, ma all'epoca non si fece e così la prima tranche venne pagata proprio mentre 120.000 soci stavano perdendo tutto il loro capitale. Da questa mattinata Gianni Zonin esce rafforzato, non sapeva molte cose e quando seppe tagliò la testa di Sorato. All'esterno dell'aula Zonin sorride per come sono andate oggi le cose, ma non commenta. Io voglio essere gentile con tutti, ma adesso non faccio nessuna dichiarazione.